Giorno 4, oggi andiamo a Norcia. E si va alla ricerca della ciclabile ex ferrovia Spoleto Norcia. Scusi, lei è di qui? Per la Spoleto Norcia, la ciclabile? Sulla carta questo giorno di viaggio è semplice. Nella realtà però avremo modo di capire che non lo è per niente. Prima di tutto, come si trova la ciclabile più bella d'Italia? Ah certo, grazie all'aiuto degli spoletini, che sono pronti a interrompere le proprie faccende per indicarci la retta via. Solo che... Stazione Santa Anatolia. E noi la riprendiamo da Santa Anatolia, facciamo la strada quella lì. Eh sì. Cazzarola. A causa del terremoto è chiusa e dobbiamo fare la tremenda statale. I cartelli grandi, 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 grandi. E un Alessio piccolo, 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 piccolo. E siamo fermi in un incrocio a rischio morte. A rischio morte, morte, morte. C'è una galleria lunga, lo scopriremo presto. Forse un po' lunga perché, è così. Non solo gli incroci sono pericolosi, ma c'è anche la rumorosa galleria sotto Forca di Cerro, lunga 4 interminabili chilometri, che percorriamo a tutto fuoco, come direbbe il collega Giovanotti. Inferno, porca troia, Sì. che inferno. 4 km sono tanti di galleria. Santa Anatolia di Narcos, ma ricca, hijo de puta, limón. Ecco gli effetti dell'adrenalina post galleria. Abbiamo inforcato la Greenway del fiume Nera. Qua, se tutto va bene, fino a Norcia ce la si fa. A volte mi chiedo perché parli troppo spesso, troppo presto. C'è Alessio che sta chiedendo spiegazioni. Buongiorno. Abbiamo fatto amicizie. Saluta Frosia. Per Norcia? Ah, di là? Questo cazzo andare in bicicletta, porca troia. Tutto così, terra di cinghiali. Qui siamo di fronte a uno dei primi ostacoli. Il terreno così sconnesso non può che causare questo. Il primo volo è arrivato. Ostacoli e voli a par, questa ciclabile è indescrivibile. Immersa nella natura, lontana dal traffico, va dritta in cima alle nostre classifiche. Solo c'è qualcosa che inizia a urtare la nostra sensibilità. La forza del terremoto è arrivata fin qui, a danneggiare questo angolo di paradiso. Siamo di fronte alla prima scena apocalittica della giornata, da fine del mondo proprio. Capannone di acqua No, no, è la seconda, la prima abbandonato. scena apocalittica La è prima stata la scena mia apocalittica è caduta. la caduta di questo pirletto qua. La Tutto seconda. sguarato. Magari erano gli aiuti dopo il primo e con il terremoto è venuto giù, sono venuti giù i bancali. C'è la plastica che è completamente fusa dal sole, sì. Madonna, che spavento! Il viaggio continua e insieme adesso gli inconvenienti. Come cazzo fai per andare in bordo? No, come... Questo è gravissimo. No, questo è Sono gravissimo. staccati. Eh sì. Ma è quello nuovo? Eh sì. I contrattempi oggi ci possiamo aspettare di tutto. Siamo di fronte al terzo inconveniente della giornata, una galleria sbarrata. Siamo costretti a riprendere la statale, purtroppo. Purtroppo perché sinonimi di statale sono traffico, ma soprattutto gallerie. Sa, se è lunga la galleria? È abbastanza. Non avendo alternative, affrontiamo anche questa seconda galleria.
un po' più breve della prima, ma comunque inquietante. Adesso andiamo a constatare l'entità, purtroppo, dei danni che sono stati fatti a questa perla. Organizzando questo viaggio e intitolandolo Dal terremoto alla bici, sapevamo che saremmo arrivati a questa scena. E forse con la nostra ironia e la nostra spensieratezza volevamo allontanare questo inevitabile confronto con la dura realtà. Eppure, l'alienante è vissuta a rallentatore, pedalata per la via centrale di Norcia, arriva inesorabile. E con essa un peso inizia ad accompagnare il nostro viaggio. Un senso di impotenza e sconforto, un vuoto, un forte desiderio di fare qualcosa, ma al tempo stesso non sapere cosa. E poi il ritorno al mondo della vita, al nostro ostello. Buongiorno. Buongiorno. Posto? Sì. Giorno 4. Cottura. Cottura storica. C'è pure questo, ve lo faccio vedere. Siamo a Norcia, nell'ostello. È una bella struttura. È ricostruita da poco. E oh! Certo non possiamo esimerci dal farvi divertire, dal portare in giro la voglia di scherzare e sorridere. È una difesa molto forte contro quell'amarezza che poco dopo un momento di relax torniamo a sperimentare per un secondo giro a piedi per le vie di Norcia che condividiamo con voi in silenzio. Piazza centrale di Norcia. Questa è la zona della vita, la zona della vita nuova. Alcune attività in centro non hanno potuto continuare, quindi qua si continua con i tendoni. Sarà un po' più rustico, però sa da andare avanti. No? E dopo una cena al tendone solidale cominciano le riflessioni profonde. Come si fa a essere così egoisti da pensare che siamo solo noi? Come si fa a pensare? Quanti cazzo di soli ci sono? È pieno di soli. Come si fa a considerare? Migliaia, miliardi. Infiniti soli. Se l'universo è infinito, sono quanti soli? E pianeti ci stanno lassù. A pensare stesse cose che pensi. Noi si va a dormire. E speriamo di dormire bene anche. Dormiremo 6 ore e mezza, 7 ore. La sveglia è prevista alle ore 6:30, colazione 6:45, partenza. E arrivo non si sa che ora però. Partenza 8:30. Partenza appena siamo pronti. Appena siamo pronti, speriamo presto. Come sempre. Destinazione domani, Amatrice, quel che ne resta. Buonanotte. Come si fa a pensare di essere solo? Come si fa a considerare questo universo solo nostro? Come si fa a volere?